Adesso abbiamo un omaggio che viene fatto a noi alpini dalla nostra poetessa casalettese di Chiamontese, docente all'Unitre. È una poesia che è particolarmente riuscita, secondo me, bellissima, merita una particolare attenzione. Silvana Canavese Motassini. Miss Alpine, la sguarda a rampare rucchere contro il cielo, asperta dal silenzio fatta preghiera e pace, che ma la montagna sa di. Nivolit fe, all'anamplipa il color dal tramonto, i sogni e gli ideali a tanti giù anche la primavera sua vita. Come al sole antioi, a su andai dal contro al destino senza confine. Ma l'ora forte che mai ha chita a gruppa stiassi alpin, sempre prima ha feggite la sala d'amicizia, ad una mano nem paresi al cambia, l'ando al messaggio al chiama a fioris l'amor. Traduzione, per chi non avesse capito, il piemontese. Amici alpini, lo sguardo, aggrappato alle rocce contro il cielo, si perde nel silenzio fatto di preghiere e di pace, che solo la montagna sa dare. Nuvole di fuoco hanno avvolto i colori del tramonto, i sogni e gli ideali di tanti giovani nella primavera della loro vita. Con il sole negli occhi sono andati incontro a un destino senza confini. Un legame forte che non cessa mai lega stretto gli alpini, sempre primi a far germogliare la linfa dell'amicizia, a dare una mano non per essere ricambiati. Là dove il messaggio li chiama fiorisce l'amore. Quindi voglio dare un piccolo omaggio per la nostra poetessa Silvana. Grazie Silvana. Ed ora direi di continuare con i ringraziamenti e di passare alle madrine del gruppo che si sono succedute in questi 70 anni, no, perché la prima madrina, Mercedes Orlino, che abbiamo ricordato prima, però a partire da Laura, in ordine di tempo, mia mamma non ha potuto venire questa sera, non si sente, domenica però verrà al pranzo, magari la omaggiamo in quel momento lì. Lo ritirerà il suo figlio, questo qua è per Giuliana, la nostra madrina, la nostra bravissima madrina. Grazie. Adesso tocca a te. Laura non è solo una madrina, è una sostenitrice, animatrice, autrice. Ti prendo volentieri io. Grazie per tutto quello che fai. Grazie. E Ottorina, dai. So quanto ti costa questo. Ma lo meriti tu tantissimo e nel nostro cuore come nel tuo.
Ecco, uno dei momenti che Egidio mi ha raccontato come il migliore di questa, il più commovente, il più appassionato di queste giornate è stato il suo incontro con le classi dell'Istituto Comprensivo, le quarte e le quinte, dove è stato invitato a presentare un po' la storia degli alpini, che cos'è l'alpino, eccetera, dice non riuscivo quasi a parlare, tante erano le domande appassionate che mi facevano, le curiosità da chiedere, eccetera, ne è uscito veramente entusiasmato, no, da questo. Allora noi vogliamo ringraziare, tra le altre cose, ci hanno poi fatto pervenire dei cartelloni che io vi invito a vedere, li lasceremo qui anche domenica perché sono splendidi di ringraziamento, e quindi è stato per noi uno dei momenti più belli di questo inizio di festeggiamenti. Allora vogliamo ringraziare le classi ed in particolare Gallo, Vilma, che allora, ovviamente sono qua per rappresentare la nostra preside, l'Istituto Comprensivo e in particolare la scuola primaria di Caserette, e sia i docenti che i bambini ringraziano il gruppo Alpini, perché attraverso questa esperienza è stata veramente emozionante anche per i bimbi stessi. Tutti i racconti che ha fatto Egidio direttamente nelle classi gli hanno veramente permesso di conoscere un mondo, ovviamente ad alcuni magari un po' conosciuto, ad altri meno conosciuto, che però li ha interessati, e i frutti poi si vedono da questi cartelloni che hanno composto con una serie di disegni, di poesie, e li ha veramente appassionati. Quindi anche da parte nostra sono stati incontri molto emozionanti. Quindi grazie al gruppo Alpini e in particolare a Egidio che è venuto direttamente nelle nostre classi. Ringrazio tutti, le classi quarta e quinta e le loro insegnanti, e grazie, è stata per me una cosa bellissima, non la ripeterò più io perché ormai sono già anziano, sarà poi qualche un altro dopo di me che è una bella iniziativa, comunque grazie. E comunque la risposta che ci è pervenuta all'omaggio dei cartelloni non era un atto dovuto, è stato un atto che ci ha commosso particolarmente, e insomma è un grazie che riceviamo in maniera spontanea. Allora, 70° di Fondazione Gruppo Alpini di Caserette, alle classi quarta e quinta dell'Istituto Comprensivo di Caserette, per la sensibilità e l'attenzione dimostrata nei confronti del gruppo Alpini. Caserette, 10 giugno 2018. Bellissimo. Okay. Grazie. E poi qui, questo non può assolutamente mancare. Io leggo prima la targa e poi lo invito qui. All'artigliera da montagna, Cesare Girodo, con gratitudine e riconoscenza per tanti anni trascorsi come consigliere, durante i quali non ha mai dimenticato lo spirito di solidarietà e generosità e di collaborazione. Per esempio, il capogruppo Egidio Fauri. Un bel applauso a Cesare. È una colonna portante, eh? ed è correggimi se sbaglio, uno dei, anzi forse il più vecchio iscritto, come iscrizione, non più vecchio di età perché è giovanissimo, ma come iscrizione al gruppo sei forse il più vecchio. Bravo. Quindi immaginate quanto ha fatto per il gruppo e quanto farà ancora. All'alpino Antonio Barchetta.
Con gratitudine e riconoscenza per tanti anni trascorsi come consigliere, durante i quali non ha mai dimenticato lo spirito di solidarietà e generosità e di collaborazione. Per il direttivo, il capogruppo Egidio Faro. Antonio, sapete, è un amico carissimo, è operativo, è sempre disponibile. Ha solo un difetto che non vi dico. Avete il torto. Ma non ho perso tutte le speranze. Non è un difetto. È l'ultimo, ma non è perché è l'ultimo, sarebbe il primo, ma è l'ultimo, ma non importa. E comunque questa targa è al vice capogruppo, Giorgio Botassino. Mi ha accompagnato oltre 20 anni, mi è sempre stato vicino e mi ha dato una mano sempre, in tutti i modi. All'alpino Giorgio Botassino, con gratitudine e riconoscenza per tanti anni trascorsi come vice capogruppo, durante i quali non ha mai dimenticato lo spirito di solidarietà e generosità e di collaborazione. Per il direttivo, il capogruppo di Giorgio Faro. Grazie Giorgio. All'artigliere da montagna Egidio Faure, per i 44 anni di passione ed impegno come capogruppo. All'artigliere di montagna Egidio Faure, per i 44 anni di passione ed impegno come capogruppo, in occasione del 70° anniversario di fondazione, riconoscente il direttivo. Suo Egidio, suo Egidio non si può assolutamente dire niente, il suo impegno è dire che è insostituibile, dire poco. Mi dispiace solo di una cosa, che c'è un errore, perché c'è scritto per i 44 anni di impegno, dovevano scrivere per i suoi primi 44 anni di impegno. Perché non può non continuare. Ringrazio il mio gruppo, ma mi ha fatto proprio una sorpresa, perché io sono già stato ricompensato, diciamo, tante volte, anche dall'amministrazione comunale, insomma, forse non mi merito tanto. Comunque ringrazio tutti e viva gli alpini! Altri ringraziamenti faremo domenica. Oggi, questa sera, abbiamo promesso di fare una serata snella. Questo spazio io vi invito solo tra oggi e domenica a vedere i lavori esposti delle scuole, perché sono veramente carini, e colgo anche l'occasione per ringraziare Renata Girodo di dietro, che ha fatto dei bei centrini a, come si dice? A punto croce.
che sono l'arte. Bene, grazie, direi al corpo musicale di impiccarsi, di salire sul palco, e così chiudiamo questa serata con questi brani alpini riguardanti la prima guerra mondiale. Li ringraziamo ancora particolarmente, poi dopo l'apprezzamento lo vedrete. Ogni brano sarà introdotto per il suo inquadramento storico, per la sua comprensione, da una piccola didascalia. Lascio la parola a Maurizio. Sul cappello che noi portiamo, nessun canto popolare la suggestione dei canti alpini. Eroismi, miserie, tristezza della naia, nostalgia della famiglia e dell'amorosa, sfottò e critiche sono tutti intessuti su motivi musicali radicati nelle più schiette tradizioni popolari di tutti i tempi. Dire canzoni degli alpini non vuol dire, in altre parole, che esse siano nate dopo il 1872, cioè dopo la formazione del corpo. Ci sono anche motivi vecchi di secoli, alcuni che si perdono nel Medioevo, tramandati di vallata in vallata. Il testamento del capitano risale al 1528, quando morì in combattimento nel napoletano il marchese di Saluzzo. Così, sul ponte di Carati, deriva dalla canzone famosissima in tutto il mondo, sul ponte di Bassano. Il primo brano che adesso andremo ad ascoltare si intitola Aprite le porte, e dovrebbero aprirsi le porte. Aprite le porte. Gli alpini hanno avuto origine nel 1872, quando il giovane Regno d'Italia dovette affrontare il problema della difesa dei nuovi conflitti terrestri acquisiti dopo la guerra del 1866 contro l'Austria. Nel 1871 un giovane ufficiale del Corpo di Stato Maggiore, Giuseppe Domenico Perrucchetti, appassionato di montagna e studioso di storia militare, preparò un'originale memoria nella quale sostenne l'idea di attuare la difesa del confine alpino con soldati nati in montagna, imperniando la prima resistenza sulla frontiera alpina. Anzi, il Perrucchetti precisò che ogni vallata doveva essere difesa dai valligiani di quella zona, ottimi conoscitori delle difficoltà del terreno montano e del clima, e sicuramente decisi a difendere il proprio focolare domestico e le tradizioni montanare. Il saggio del Perrucchetti, accolto freddamente da alcuni esperti militari, riscosse l'apprezzamento del ministro della guerra Cesare Ricotti Magnani, che lo approvò creando 15 nuove compagnie permanenti da reclutare su base regionale. Il privilegio di costituire i primi reparti alpini toccò alla classe 1852. Fin da subito divennero i protagonisti dei canti popolari, come questi valli alpini che marciano con il loro passo da montanari al suono della banda, e tutte le porte si aprono al loro passaggio. Aprite le porte. Thank you.
famose canzoni degli Alpini, particolarmente adatta all'esecuzione da parte di un coro, conosciuta anche con il nome di La Penna Nera. È una canzone particolarmente nota, in quanto già nella prima strofa descrive una delle caratteristiche distintive del corpo degli Alpini, ovvero la classica penna nera posizionata sul cappello degli Alpini. Il cappello alpino, simbolo e vanto di questi gloriosi soldati delle montagne, ha visto la luce il 20 maggio 1910. È un copricapo che racchiude in sé tradizione, ricordi indelebili, e forse anche per questo è ancora in uso tuttora con piccole modifiche. Con queste parole lo descrive Giulio Vedeschi. È impossibile spiegare appieno cosa significhi per gli alpini quel loro cappello, cosa sia è presto detto. Un copricapo di foggia piuttosto strana, al tempo stesso popolaresca ed antica, con una cupola di panno infeltrito fornito di un'ala che le gira tutto attorno, sul davanti abbassata verso gli occhi e all'indietro rialzata sulla nuca. È una penna, infine, proterva e scanzonata, puntata dritto verso il cielo dal lato sinistro del coputolo. Ma cosa quel cappello significhi, nessun alpino ve lo saprà mai dire per intero, perché a spiegarlo non si tratta di usare parole malevite, si tratta della particolare maniera in cui si sono riempiti i giorni, le ore, i minuti della vita, e che riesce alla fine a tirare le somme e spiegare la vita sul cappello. Alcuni anni fa è stato riscoperto dalla fanfara Brigata Alpina Taurinense, che l'ha inserita stabilmente nel proprio repertorio. Racconta l'orgoglio dei giovani coscritti piemontesi nel momento di partire e andare a difendere la propria patria come alpini e cannonieri. Nel ritornello rivendica con straordinaria forza la paternità piemontese per la miglior gioventù d'Italia. Thank you.
origine da un brano musicale francese creato appositamente per Henri Hermé, proprietario di un locale parigino chiamato Bataclan. La melodia Chanson Marché del titolo Fier Alpine è dedicata a una donna, Mademoiselle Émile Roger, probabilmente la cantante del Bataclan. Forse quello che lo intonò in una serata del primo Novecento. Sul frontespizio agli alpini francesi riconoscibili per l'infondibile largo basco blu che indossavano. Il testo fu scritto da Alfred Desail e musicato da Travet, ma non si conosce chi abbia scritto e adattato alla melodia il semplice ma efficace testo italiano. Di certo si sa che il brano ebbe fin da subito un grande successo, tanto da venire appunto adottato come inno del corpo degli alpini. Ancora oggi, sia in versione cantata che in quella semplicemente musicale, viene suonato in ogni celebrazione riguardante gli alpini. Per quanto riguarda la denominazione di 33, qualcuno ha ipotizzato che la marcia potesse essere stata cadenzata sul passo lento dei montanari. Secondo altri, la cadenza corrisponde al numero dei passi del muro nell'alto in un minuto. 33, inno degli alpini. Viva l'Italia. Dell'operazione uno scrittore austriaco
diede questo giudizio: quando si parla di questo splendido attacco che nella nostra storia delle guerre viene annoverato senza restrizione come un successo del nemico, ognuno aggiunge subito: giù il cappello davanti agli alpini, è stato un colpo da maestro. Il canto fu composto dall'alpino piemontese Domenico Borella sul luogo d'azione, su di uno sgualcito foglio di carta a righe sottratto alle scartoffie del battaglione Montenero. Dell'offensiva italiana contro l'Austria-Ungheria, la risposta alla Strafexpedition asburgica dell'anno precedente. L'offensiva, condotta da varie unità dell'esercito italiano, si infranse sull'asperità della catena alpina, prima che contro la tenace resistenza del nemico. Il 24 ottobre dello stesso anno, il Monte Canino si trovò al centro dell'offensiva austriaca, sulla conca di Plezzo, preludio degli eventi che portarono alla clamorosa disfatta di Caporetto. Su terribili versanti, nel silenzio, tra un assalto e l'altro, si poteva udire il passo cadenzato degli alpini, che raggiungevano le postazioni in vista della battaglia. Invece del rancio, uno sguardo allo splendido panorama, magari verso l'Italia e per dissetarsi la neve. Monte Canino. Thank you.
senza dubbio questa tradotta che parte da Torino. Particolarmente significativa anche perché ci parla dei giovanissimi, i cosiddetti ragazzi del 99, che dopo la disfatta di Caporetto del 24 ottobre del 17 furono arruolati in fretta e senza neppure tanto addestramento, inviati subito al fronte nelle terribili battaglie a difesa della linea del Piave. In questi scontri tanti di essi trovarono la morte. Qui il popolo delle trincee esprime i suoi sentimenti, che erano di amara condanna alle dure condizioni di vita del combattimento e degli spietati, sanguinosi assalti, di rimpianto per i tanti amici caduti, di struggente desiderio di tornare presto a un'esistenza di pace, nella tranquillità della propria famiglia. Questa composizione mette in rilievo la conseguenza più drammatica della guerra, una conseguenza che non è né di carattere politico né di carattere economico, ma deriva dall'elemento più semplice della società, quell'elemento che spesso viene distrutto dalla smania di potere e del successo, l'amore. La tradotta che parte da Torino. Ispirandosi ad un'anonima scritta apparsa sui muri delle case della Val Cismon, occupata dalle truppe austriache, che dall'ottobre del 1917, dopo lo sfondamento di Caporetto, fronteggiavano le linee italiane del Piave. Montegrappa, tu sei la patria. La scritta era dedicata agli eroici difensori delle trincee scavate sulla celebre montagna, che avevano fermato con durissimi scontri l'avanzata austriaca. Il brano fu composto dal generale Emilio De Bono, comandante del IX Corpo d'Armata, e musicato dal capitano Antonio Menighetti. Fu suonato in pubblico per la prima volta il 24 agosto del 1918 da un centinaio di coristi nel prato presso la villa Dolfin di Rosa Vicenza, alla presenza del re Vittorio Emanuele III e del duca d'Aosta. Per lungo tempo fu lasciato credere che il canto fosse stato scritto da un gruppo di arditi durante una pericolosa missione oltre le linee nemiche. Nonostante avesse avuto un buon successo e non uguagliò mai la diffusione che ebbe, la leggenda del Piave comportava nel grande periodo. La canzone del Piave. Thank you.
l'esercito italiano subì pesanti perdite e fu costretto a ripiegare dalle proprie posizioni. Il Piave, linea del Buonfronte, divenne simbolo della patria che fu difesa con rinnovata determinazione sotto la guida del generale Armando Diaz. Nel giugno del 1918, sulla linea del Piave, la poderosa offensiva degli austriaci venne fermata dalla eroica resistenza degli italiani, che costrinsero le truppe austriache a ripiegare sconfitte. Alla battaglia del Piave si ispira questo celebre inno, scritto da Giovanni Ermete Gaeta, musicista napoletano, impiegato postale, viaggiante sulle tradotte, diretto al fronte. Proprio quell'esperienza in zona di guerra indusse il compositore, nella notte del 23 giugno 1918, subito dopo la battaglia del Solstizio, a scrivere il brano d'impeto utilizzando il retro di un modulo telegrafico delle Regie Poste. Ora il biglietto è conservato come prezioso cimelio nel Museo delle Poste e Telecomunicazioni di Roma. L'inno fu cantato per la prima volta nell'agosto del 1918 da Gina Camani nel Teatro Rossini di Napoli, ottenendo da subito un grande successo. Divenne in breve tempo una delle canzoni più conosciute della Grande Guerra, apprezzata anche dal generale Diaz, che telegrafò all'autore: la sua canzone è meglio di un generale. Il re Vittorio Emanuele III riconobbe l'importanza del brano conferendo a Giovanni Gaeta la croce di commendatore. Tra il 1943 e il 1946 la leggenda del Piave sostituì la marcia reale come inno nazionale. Solo per caso non divenne l'inno italiano definitivo. Nel 1946 il presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, chiese a Giovanni Gaeta di scrivere l'inno ufficiale della Democrazia Cristiana, facendogli intendere di adottare la sua canzone come inno della Repubblica. Il compositore rispose che non se la sentiva di scrivere qualcosa su commissione, perché componeva solo per ispirazione. De Gasperi la prese male e non fece avanzare la candidatura della leggenda del Piave. La leggenda del Piave. Thank you.
canzone Le campane di San Giusto, 1918. Il 3 novembre 1918, al termine del primo conflitto mondiale, il caccia torpediniere Audace fu la prima nave italiana ad attraccare a Trieste, liberata dagli austriaci. Il 10 dello stesso mese la nave tornò a Trieste con a bordo il re Vittorio Emanuele III e i generali Armando Diaz e Pietro Badoglio. Il molo San Carlo a cui attraccò venne ribattezzato Molo Audace. In quell'occasione divenne celebre la canzone Le campane di San Giusto, meglio nota come Le ragazze di Trieste, scritta da Giovanni Brovetti con musica di Colombino Arona, che aveva già composto anche a Tripoli. La canzone, suonata per la prima volta nel novembre del 1918 a teatro del Parco Michelotti di Torino, fu interpretata alla Scala di Milano dal tenore Sonci, diretta da Arturo Toscanini. La cantò poi Caruso al Teatro Metropolitan di New York. Ancora oggi il brano rappresenta nell'immaginario collettivo Trieste e la sua italianità ed è quasi considerata un inno della città giuliana dopo le sofferenze dell'ultima guerra e della mutilazione del suo territorio in seguito al trattato di pace del 1947. Le campane di San Giusto. Quando li ascolterò e li sentirò penserò alla vostra qualità di suono e grazie alla introduzione che me li farà pensare nel loro contesto storico. Vi chiedo ancora un applauso al corpo musicale che ci è sempre vicino, come noi cerchiamo di stare vicino al corpo musicale. Per altri ringraziamenti non mi dilungo, abbiamo tempo domenica e domenica vi invito tutti veramente
dico anche il sindaco, di Valdera Torto, ovviamente, Carlo, se riesci a venire ci fai un immenso piacere e sfilerai con noi. Un solo ringraziamento devo farlo questa sera a Gilberto che ci ha assistiti e supportati questa serata, quindi anche a lui un grazie di cuore. Non è un atto dovuto, ma è una cosa veramente che ci ha fatto piacere. Permettetemi di rivolgere un pensiero ad Aria che ha avuto un piccolo incidente prima, non ho notizie ancora, però spero che non sia nulla di grave, quindi anche lei facciamo un applauso di incoraggiamento. Vuol dire qualcosa o... A questo punto chiuderei la serata con l'ultimo brano che è Il Silenzio, e quindi il nostro pensiero va a tutti coloro che ci hanno preceduti, che sono andati avanti, del nostro gruppo, degli alpini in generale, a tutti coloro che hanno lavorato con noi, soprattutto la Croce, ne ho visti tanti prima che non ci sono più, e vi invito ad alzarvi in piedi e ad ascoltarlo in silenzio. Grazie ancora a tutti, buona serata.
buonasera a tutti. Ci vediamo domenica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.